Sono di nuovo in live, ragazzi. Ditemi che ci sono. Sono tornato. Molto bene, molto bene. Molto bene. Allora facciamo finta niente. Facciamo finta che non sia successo niente. Ricominciamo da capo. Buonasera Luke, buonasera Mollica, buonasera Milano Rossonera, buonasera Witch. Come state? Come va? È l'ultimo sabato di agosto, avete fatto le ferie, siete tornati? Ciao Frassof. Ciao belle Figheire. Oh, ok, l'estate sta finendo, un anno se ne va. Quelli erano i Righeira, però. Sono perennemente in ferie. Sad. Ah. Beh, questo periodo non è una cosa propriamente negativa, Witch. Fatica. Va bene, dai. Non indugiamo, non indugiamo. È negativa se sei povero. Sì. Oggi, quest'oggi, proprio questa sera, vedremo tutta, se riusciamo, se il tempo ce lo permette, la produzione su Commodore 64 di Talamus. Ho scritto un post a proposito di Talamus proprio un paio di giorni fa nel mio bellissimo gruppo Telegram, che vi linkerà al bot. Grazie bot. Ciao Wildessa, ben arrivato. E non sono stato esaustivo, ovviamente, perché ce n'è veramente tanto da dire. Però per riassumere, io posso prendere questo fantastico libro che si chiama Commodore 64 Nostalgic Edition e leggervi la prima parte, la prima presentazione di quello che è Talamus. Vedo nero e non sento. Qualcuno può suggerire di refreshare? Magari cancellando la cache. Dicevo, cominciamo la lettura. Talamus era un editore indipendente di giochi per computer creato nel 1986 nel Regno Unito da Newsfield, l'editore che pubblicava le classiche riviste di giochi Crash, Zap 64, Amtix e The Games Machine. Quando Newsfield fallì nel 91, Talamus risorse come Talamus Europe e restò in attività fino al 93. Io posso aggiungere che un paio di anni fa Talamus è risorta come Talamus Digital e in questi ultimi tempi sta portando alcuni giochi, principalmente retro, su Switch. Spero che riesca nei suoi progetti, perché sono abbastanza affezionato alla Talamus. E come vedremo, ha avuto una strana, tra virgolette, uno strano modo di pubblicare i giochi. Talamus era un publisher più che un developer, per cui assoldava i programmatori, gli diceva fai un gioco e noi ti paghiamo. Però a differenza dei publisher dell'epoca, Talamus aveva questa politica di dare incentivi ai programmatori, ovvero di solito all'epoca si diceva programmatore, tu hai 2 mesi, 3 mesi di tempo per fare un gioco, ti diamo 100 all'inizio, 200 alla fine e buona. Per cui il programmatore era costretto a lavorare di corsa. E una volta finito il gioco se ne lavava le mani, se era bello, se non era bello, quanto vendeva, non gliene fregava niente. Per cui parecchi giochi dell'epoca erano un po' raffazzonati se il programmatore non era proprio appassionato. Talamus invece cosa ha deciso di fare? Ha deciso di dire, ok programmatore, io ti do un anticipo di tot, tu impiegaci il tempo che vuoi. Il gioco però deve essere finito e rifinito, deve essere bello, e una volta pubblicato noi ti diamo una percentuale dei guadagni. Per cui erano
più incentivati a fare un buon lavoro, per cui se il gioco vendeva tanto loro guadagnavano di più. Ed è stata una mossa vincente, perché Thalamus ha pubblicato relativamente pochi giochi nel corso degli anni che è stato in attività, ma erano tutti molto belli e molto premiati. Ciao Tio, ben arrivato. Dunque, partirei in questo momento però dal secondo gioco che hanno pubblicato, ovvero Delta, di cui vedete un'immagine al centro a sinistra, Delta, di cui vi posso dire un estrapolato di quel libro di cui vi dicevo prima, ovvero: la difficile seconda prova di Thalamus si rivelò un successo. Delta, un altro sparatutto a scorrimento laterale, era un'avventura epica e sfrenata in 32 livelli di spazio inesplorato. Dall'innovativo mix and load, vedremo cosa vuol dire questo mix and load, alla grafica sontuosa, il gioco trasudava raffinatezza da ogni poro. La sua ipnotica colonna sonora, ispirata a Glass e Pink Floyd, trasformò il gioco in un'esperienza quasi trascendentale. Ora, direi di bandire le ciance, via le ciance, via queste ciance, e ora vediamo. Questo, che ho aperto prima della live perché i caricamenti non sono proprio leggerini, questo è il loader di Delta, ovvero cosa faceva Thalamus? Dato che principalmente pubblicava i giochi su cassetta, per non annoiare l'utente, metteva di solito un'immagine di caricamento, sempre rifinita, però per Delta decise di mettere questa cosa, ovvero quello che sentite lo sto streamando da un vero Commodore 64, sì, da un Commodore 64C. Quello che vedete è il caricamento di Delta, dove io con il joystick posso scegliere, per esempio, la batteria, cambio, e ogni 4 battute, dopo la quarta battuta, sentite che la batteria è cambiata. Effetti, mettiamo normal, bass, mettiamo bla bla bla, e questo mettiamo bounce. E la musica cambia in tempo reale a seconda di quello che cambia. Questo è solo il caricamento di un gioco che non c'entra niente con la musica. Non solo, il colore della scritta Delta cambia. Quando l'ho visto io ci sono rimasto di stucco. È una cosa incredibile, è una cosa incredibile secondo me. Però è bellissimo, però il gioco è tutt'altro. Quindi ci giocasti ai tempi? Sì, lo trovai su una cassetta non proprio legale, però sì. È allucinante per l'epoca, assolutamente sì, assolutamente sì. Ora ci sarà un altro caricamento. Sulla versione su cassetta questo caricamento era nascosto dal mixerino che abbiamo visto prima. Questa è una versione dischetto eppure craccata, perché questa sera non giocherò secondo le regole, farò tutto con vite infinite e cose del genere, perché voglio esplorare un poco di più il gioco e non impiantarmi nei primi livelli. Per cui vite infinite o sì, invincibilità sì, un credito no, no loss for collection items sì, overloading of issue sì, want to install a smart bomb? Ma sì, dai. Want to start with best equipped ship? Ma startiamo, sì. Want to fly always best equipped? Sì. Want to use Q-key to turn warper on off? No. Ed eccolo qua, questo è Delta, con una grandiosa musica iniziale. Mette già la carica. Che bello. E partiamo.
Questa è la demo. Partiamo. Partiamo. Se metto il joystick in porta 1. Let's go. Pronti? Pauci. Ok. Quanto veloce. Forse ho esagerato. Ok, è uno shooter orizzontale, chiaramente. È stato premiato per animazioni molto fluide, scorrimento molto fluido, in effetti è vero. Gli sprite monocolore non mi fanno impazzire, a dir la verità. Però la velocità con cui si muovono tutte queste cose a schermo è fantastica. Per l'epoca, ovviamente. Più più più, esatto, più 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 più. Questi erano i potenziamenti. Le potevi prendere solo se avevi abbastanza crediti, e i crediti li ottenevi distruggendo i nemici, chiaramente. Quelli grigi non lo potevi prendere, se li prendevi anzi morivi perché erano considerati oggetti solidi. Quelli blu li potevi prendere se avevi abbastanza crediti per permetterteli. Orca. Ecco, questo è lo stage maledetto, perché se non avevi preso per due volte il potenziamento della velocità, quelle cose non le schivavi e perdevi. Per forza, senza possibilità di scampo. Sì, sono invincibile, ma sto facendo finta, cioè sto provando almeno a giocare secondo le regole, nel senso schivare i nemici e i proiettili. Poi non ci riesco bene, però ok. Cerchiamo di darci una parvenza di play. Questa parallasse, vogliamo parlare della parallasse dello sfondo? Con le stelle su due, tre diversi campi. E in più la parallasse delle caverne. Fantastico, fantastico. Se posso muovere, l'unica critica al gioco, mi sembra che sia un po' troppo poco colorato. Cioè di colorato c'è l'HUD, qualche nemico, però insomma la navicella principale monocolore non mi piace granché, dico la verità. Poi ci sono questi gruppi di nemici arcobaleno che mi smentiscono totalmente e va bene. È un po' grigino, ma almeno così si riconoscono subito potenziamenti che puoi prendere. Per un gioco così veloce forse è meglio. Sì, sì, è vero. In effetti alcuni giochi troppo colorati fanno confusione. Però ecco, un pochettino di più di colore non guastava, non guastava. Ciao Percival. Credo che si lega Percival. Buonasera, ben arrivato. Quanti livelli abbiamo detto che erano? 32 stage? Oh, ecco. Penso fosse un boss quello. Porca. Un altro da schivare. Una nube.
Mi piace anche molto la varietà dei nemici. Cambiano non solo di forma, ma anche tantissimo il pattern. Quanto duro questo. Questo che arriva da dietro è stata una calognata però, eh. Se non avessi l'invincibilità sarebbe una vita buttata proprio così. Però per il resto è niente da dire, ineccepibile davvero. Oh, che bello. Che bella questa animazione di fuoco blu. Credo sia fuoco blu. O è gas, però. Bello, mi piace. Non salta all'occhio per colori, ma per ben altro che veramente l'idea di profondità dello sfondo stellato. Sì. La parallasse di cui parlavamo prima. Prendiamo questo. Di nuovo quell'astronavona. Ok. Living Sea of Dreams. Do you like Sea of Dreams? Va bene così. Molto bene. Una cosa mi stavo chiedendo che non mi ricordo. Le cheat fanno parte del gioco, sono state aggiunte tipo da cracker. In questo caso sono state aggiunte dai cracker. In alcuni casi facevano proprio parte del gioco. Però non è questo il caso. In questo caso io sto barando come un bastardo. Asteroid Storm. Si possono distruggere. Molto bene. E si riducono di dimensione. Come hanno fatto a usare tutti questi sprite uguali senza un lampeggiamento? Fantastico. Questo gioco è dell'86. 86. Cioè, voglio dire. Ciao Lucky, ben arrivato. Stiamo vedendo Delta. Il secondo gioco pubblicato da Thalamus, che è un grandissimo publisher storico inglese. Sto livello non è per nulla semplice. Se non avessi l'invincibilità. E la nave super potenziata, ovviamente. C'è un motivo per distruggere le altre navicelle invece di schivarle? Sì. Distruggendole guadagni crediti per comprare i potenziamenti. Come dicevo all'inizio, se non hai abbastanza crediti, i potenziamenti appaiono grigi e non blu. Urca. Questo? Tanto guadagno vite. Immaginavo che nel manuale ci fossero spiegati i potenziamenti con le varie icone. Sì, assolutamente. Le ciambelle. Ciambelle verdi. Ciao
C'è un bel pistacchio, sì. Tanto ce l'ho già, però. Molto bene, molto bene. Insomma, uno shooter orizzontale davvero molto molto ben fatto. Ora direi di cambiare e passare al primo gioco, ovvero Sanction, di cui ho prima la intro. Si è bloccato. Ah no, si è bloccato. Sono io che sto usando il joystick nella porta sbagliata. Ok, vai. In cui prima la intro, perché così possiamo vedere la schermata di caricamento, che non era stata inclusa nella versione dischetto. E intanto vi leggo il paragrafetto dedicato al gioco. Talamus debuttò con Sanction, uno sparatutto classico a scorrimento laterale uscito alla fine dell'86, creato dall'ancora sconosciuto programmatore svedese Stavros Fosfolas. Ed ecco, questa è la schermata di caricamento di Sanction. Uno dei primi lavori di questo programmatore svedese, che ha recentemente detto che riguardando l'arte non capisce come possa essere piaciuta, perché adesso la farebbe completamente diversa. Io la trovo splendida come immagine. Però passiamo al caricamento del gioco vero e proprio. Gli artisti dicono sempre così, è vero. Continuiamo con la lettura. I 10 livelli di Sanction erano sfacciatamente inesorabili, adrenalinici e infestati dagli alieni. La presentazione impeccabile, l'innovativo schermo di viso e la leggendaria colonna sonora di Rob Hubbard ne assicurano il successo. E poi elenca tutti i vari premi che ha vinto sto gioco. Rob Hubbard è un compositore eccezionale. Quelle scritte sotto erano originali? No, questo era una demo creata da un utente giusto per includerne l'artwork della schermata di caricamento, che non era presente appunto nella versione a dischetto che stiamo caricando in questo momento. Anche in questo caso userò tutti i trucchi possibili e immaginabili, perché il gioco è estremamente particolare. È vero che è uno shooter orizzontale, come si diceva, ma introduce un qualcosa di nuovo. Non vi voglio dire niente per non rovinarvi la sorpresa, però qua il caricamento mi sta impiegando un sacco di tempo e io non so più che cosa dire. Qui il gelato era buono. A che gusto era il gelato? Tutto bene. Tutto a posto. In ogni caso, ci siamo forse. Finito di caricare. Vedere quel 64 RAM system mi fa sempre traridere e far cadere una lacrimuccia. Eh sì. Eccolo qua. Allora. Vite infinite, oh sì. Collisioni, oh sì. Starting level 1. Dovremmo esserci. Il gelato al tiramisù della coppa. Ah. Ok, questa musica. Per altre recensioni di gelati seguite il canale. Grazie, Witch, ma no. Questa musica ha un che mi ricorda la musica iniziale di Paper Please, che non c'entra un cazzo, però va bene. Direi di partire col gioco. Player 1, get ready.
Ok, come vedete ci sono due visuali, una di altitudine e una di longitudine, che serve solo come da radar, diciamo, perché è una gettata molto più larga dal visuale. Io andando, controllo la navicella in basso, ovviamente, e andando in alto e in basso con il joystick posso modificare l'altezza, e a destra e a sinistra posso modificare la velocità. Questo, come vedete, ha una gestione completamente diversa dei colori rispetto al gioco precedente, dove i nemici sono per lo più grigini con sfumature di colore, mentre è lo sfondo che la fa da padrone con i colori, e devo dire che è un effetto incredibile, è bellissimo, è bellissimo. Il panino che parlava, sono passato per dirle culo, arrivederci, culo a lei, tanti panini, culi. Questo è un livello bonus, giusto per prendere punti. Egoista, egoista, egoista. Le finestre che si aprono. Ti si sdoppiano gli occhi, però no. Basta concentrarsi sullo schermo sotto e dare un occhio ogni tanto a quello sopra. Questo livello bonus è un triple SD? Sì, confermo. Quello che mi fa impazzire è il cambio di... Ah, che belli gli sfondi, cacchio, che belli! Ah, belli! Dicevo, quello che mi fa impazzire è il cambio di colore, di sfondo, se vogliamo, di ambientazione, così. Durante il livello, andando avanti, puff, cambia il colore e cambia l'ambientazione, gradualmente. Adesso vedete, non c'è più quella montagna alta da Grand Canyon, ci sono delle montagne più basse, più una catena montuosa, un Appennino, se vogliamo. Ed ecco, sempre i monti, ma col mare in mezzo. Bellissimo. Bellissimo. Io andrei avanti a giocare solo per vedere come cambiano gli sfondi. E in questo momento non controllo la velocità, ma dovrei schivare quegli edifici. Non avevano ancora scoperto l'epilessia all'epoca. Qui non posso sparare, ma devo prendere le monetine di Super Mario. Quanto ritmico. Ne ho mancata una. Tra l'altro, non so se si nota, però se io non continuo a dire all'astronave di salire di quota, questa scende gradualmente da sola. Tipo, adesso mollo il joystick e l'astronave automaticamente va verso il basso. Crateri. Crateri un po' alti, però crateri. È un rhythm game. È una sezione. Maledetti nemici che mi sfanghigliano. E come potete immaginare, se non avessi l'invincibilità, anche in questo caso le vite si sarebbero esaurite molto in fretta. Ma molto in fretta. Ok, questo bonus, anche in questo bonus non posso sparare, ma devo solo schivare in questo modo. Finito il bonus, ok. Bravo Gabriel, tu sì che sai schivare, hai visto?
E poi questi edifici sono ovviamente sempre gli stessi, riarrangiati in modo diverso, ma con i colori diversi sembrano altre cose. Qui abbiamo delle cime fatte di pietra. Si è visto benissimo il cambio di palette. Appena è arrivato l'oceano, in realtà era giallo e sembrava sabbia. Così di nuovo. E siamo tornati al canyon. Oh, in Final Fantasy XII c'è un oceano di sabbia, sì. Questo comunque era Sanction, il primo gioco di Thanamus, e ha fatto molto bene sia come vendite, come ricettività. Neanche in questo caso posso sparare, devo solo schivare. Ok, schiviamo. Che schivata! Sono bravissimo a calcolare le traiettorie. Come un bonus, ho schivato tutto. Che gioco mentiroso. Comunque, passiamo velocemente oltre con Hunter's Moon. Riprendiamo il nostro bel libretto. Ed eccoci qua. Fasoulas, che era il programmatore di Delta, non era tipo di dormire sugli allori. Il suo terzo gioco per Thalamus uscì verso la fine del 1987, con questa schermata di caricamento. Mica male, mica male. Ma procediamo, che il caricamento sarà lungo. Ho sbagliato. Questo è il quarto gioco. Questo è il quarto gioco. Scusate. All'inizio dell'88 arrivò Hunter's Moon, uno psichedelico shoot 'em up ambientato nello spazio profondo, circondati da una miriade di misteriose strutture aliene. I giocatori dovranno usare tanto il grilletto quanto il cervello per sopravvivere. Una bellissima presentazione e una progettazione accurata. Hunter's Moon diventò subito un classico. Bello, innovativo e impegnativo, scrisse Zap64, mentre The Game Machine assegnò allo sparatutto il 90%, definendolo un gioco molto soddisfacente, interessante e appassionante, con un fascino immenso. Ciao PC Gamer, ben arrivata. Come mai la scelta di questi giochi? Sono curiosa. Sto cercando di fare tutti i giochi presentati da Thalamus. Perché voglio fare una cosa del genere? Mi piace raggruppare i giochi in maniera non troppo convenzionale. Facciamo un gruppo di giochi e li vediamo tutti. La scelta di Thalamus è arrivata perché ho scoperto da molto poco che sono tornati attivi, li ho seguiti su Twitter e hanno presentato un paio di giochi per Switch. Per cui mi sono detto, ma perché non fare una serata dedicata a loro? E così è. Anche in questo caso, trucchi a manetta. Niente trucchi. Niente trucchi. Va bene, partiamo così. Dunque, noi siamo questa navicella circolare al centro,
E dopo un essere stati risucchiati da un buco nero, ci siamo ritrovati in questo settore dello spazio e non sappiamo come uscirne. Dobbiamo quindi trovare delle fonti energetiche. Ci sta, molto interessante. Non sapevo facessi live comunque. Grazie, grazie del follow. E dicevo, abbiamo trovato che ci sono queste strutture. Il manuale dice che queste sono città, queste cose quadratiche sono città, che una volta distrutte vengono ricostruite da questi orb. Ok, è un po' fantasioso vederne delle città, però come vogliono loro. Ok, chiamiamole città. Questo è già complicato perché ha due orb che la difendono. Ok, una volta trovato quel settore di energia che abbiamo visto, viene fuori questa mappa del sistema e io posso decidere dove andare. E andiamo sotto. Urca. Ok. Ovviamente il primo settore è il più semplice. Whoop. Sotto c'è la minimappa che mi indica dove è il prossimo coso di energia da prendere. Ecco qua. Andiamo di qua. Questo è complicatino. Molto bene, ancora un terzo che è qua. Preso, perfetto. E ci manca questo qua in cima. Non farmi nascere così. Ok. Il controllo della navicella è un po' gnugno e per questo vado un po' più lentamente, anche perché per ora non ci sparano, per cui posso avere il tempo di modificare bene la rotta. Ed ecco fatto. Prepariamo per entrare nel sottogioco nel quale devo difendere la navicella il più a lungo possibile. Ok, ce l'ho fatta. E credo mi abbia dato un bonus. Ciao Daniel, ben arrivato. Ciao Nadiona, ben arrivata. Quindi, ok. Sistema 2. E questi cominciano a sparare molto male, molto male, perché l'astronave non è così agile come ci vuole far credere. Per fortuna una volta presa l'energia siamo invincibili per qualche secondo. No, schiv, ok. Invincibili ai proiettili, non appunto, non alle collisioni però. Belli anche i colori, mi ricordano Super Metroid. Ok. Porca miseria, già che sparano come dei pazzi questi. Mi chiedo nei prossimi livelli quanto mi faranno male. Se ci arrivo. E non ci arrivo. Molto bene. Dovrei sfruttare di più il momento di invincibilità qui
quando prendo l'energia per la Madoshka. Insomma, un gioco molto particolare, non è un classico spara-spara, ma ha più uno scopo, ha uno scopo in più del classico vai avanti fino alla fine del livello e è buona. No, no. Senta cielo. Arrivo sempre al terzo. Credo di prendere. Ah, ma è qua sotto. Perché non lo prendo subito allora? Dicevo, credo di entrare nella zona dalla parte sbagliata. Adesso dovrebbe essere un pochettino più semplice. Col cazzo è più semplice. Molto bene. E ho perso. Ah. Buonasera, Iace, ben arrivato. Il gameplay è interessante. Sì, è una interessante variazione. Molto carino. Ci riprovo. Ci riprovo. E sono stato esoso. Sarebbe ancora più carino se ci fossero dei potenziamenti del tipo muoviti più veloce, piuttosto che aumenta la durata degli scudi, oppure gli scudi ti proteggono anche dalle collisioni, cose del genere. Però anche così devo dire che non è affatto, affatto male. Oggi questo sarebbe un buon gioco mobile. Non lo so. Mi sono allineato bene. Sono stato stupido io. Ok. Avete notato che la luce sulla navicella proviene da alto a destra? Il programmatore Mancino ha delle tante cose che spiegava nel diario. Mi suggerisce nel programmarlo sul diario di Zap. Interessante, molto interessante. Non ho controllato bene la navicella. Quando gioco su mobile ho sempre l'impressione di avere delle patate al posto delle dita. Ok, ci sono io per smentirti, Witch. La ragazza dalle dita patata. Sì, se vuoi cambiare un attimo zona. Grazie, grazie, arrivederci, arrivederci. Tante care cose. È andata.
E come vedete il livello bonus ha una struttura un po' diversa dal precedente. Non ho abbastanza occhi per difendere tutto, infatti. Grazie mille Luke per il rinnovo, grazie mille. 14 iniziano ad essere importanti, vediamoci per una cena. Sarà fatto, sarà fatto. Vediamo se sto giro riesco a fare qualcosa. Vai via, t'ho detto, vai via tantissimo. Ok, ce l'ho fatta. Alla prima botta, wow. Possiamo proseguirci. Cosa cazzo? Ok. First try no damage, esatto. Guardando queste live capisco perché gli sviluppatori di ora la prima cosa che scrivono quando avvia un gioco è avvertimento per gli attacchi epilettici, giusto? Vediamo. Avventuriamoci, ma ce ne sono due molto vicini lì. Se riesco a, non riesco a. Come ci arrivo lì senza impazzire? Non posso, devo impazzire. Ok. Game over. Va bene. Sei stato troppo goloso, sono sempre goloso in effetti. Va bene. Era Kedex che dovevo avviare prima e lo avviamo adesso. Ciao Super Babu, ben arrivata. Gran sorpresa di tutti, eccomi a infastidire questa live. Benissimo, infastidiscici pure. Riprendiamo la lettura del libro Commodore 64 Nostalgic Edition. Ritornando su Phasolaus, che non era il tipo da dormire sugli errori. Il suo terzo gioco per Talamus uscì verso la fine dell'87. Kedex, alias The Quest for Ultimate Dexterity. Un rompicapo arcade ingegnoso, minimalista, ambientato in 10 livelli sempre più impegnativi, era diverso da qualsiasi gioco precedente. Con la raffinatezza tipica di Talamus e la colonna sonora martellante di Matt Gray, Kedex fu il titolo più apprezzato di Talamus fino a quel momento. Un rompicapo originale, splendidamente progettato e superbamente realizzato, scrisse Zap64, assegnandogli un Sizzler, che era uno dei loro premi. Con altrettanto entusiasmo, Commodore User diede a Kedex una Screen Star, definendolo il gioco più originale dell'anno. Detto me lo sono perso? No, sì. Lo abbiamo fatto per primo e ci siamo deliziati con il suo mixer sonoro. È stato bellissimo, è stato bellissimo. È stato veramente bello. E Quedex, non so mai se pronunciarlo Quedex o Kedex, lo guardo in VOD. Va bene, grazie. E non so mai se pronunciarlo Quedex o Kedex, però essendo The Quest credo sia Kedex. E l'ho provato un po', non ci ho capito un cazzo di quello che mi chiedeva di fare.
Aspettiamo che decranci. E l'ho abbandonato, però vedendolo giocare da altri è molto molto interessante. È praticamente il primo livello, è un tutorial e la primissima sezione non ho mai capito come passarlo. Un altro screen incredibile, bellissimo, che è pure animato. Quedex, The Quest, 4 Ultimate Dexterity. Altro caricamentino. E dovremmo esserci. High School or Trainer. Trainer. Endless time, yes. Infinite jump, yes. Skull not kill you, yes. Fortune no vanish, no. Questo no. Everlong sweet, no. Sì. Altra musica molto bella. Mi piacciono le musiche che partono subito belle. Belle sostanziose. No, no, non spoilerarci, grazie. Allora, choose plane, push fire 1, plane 1. Ecco. Io non ho mai capito perché a un certo punto si, ecco, si resetta e mi riporta indietro. Se io faccio molto veloce, sembra che si resetti subito. Se vado molto lento, dopo un po' sembra succedere lo stesso. Non capisco davvero con quale criterio. In teoria è solo da arrivare in fondo a questa piattaforma. Temo di non aver capito lo scopo del gioco. Ecco. Questo era il mio stesso problema all'inizio. In pratica devo far arrivare questa sfera in fondo alla piattaforma. Solo che non capisco proprio. Devo farlo saltando? Non devo toccare la linea che delimita un colore dall'altro? Questo? Non mi sembra. Oh, finalmente, finalmente. Ora devo seguire le frecce e prendere i quadratini lampeggianti. Il primo mondo in teoria è solo di tutorial e infatti mi sta insegnando cosa fare, però non ho capito quello che dovevo fare nel primo stage. Ogni livello era un puzzle, esatto. Qui non dovrei stare sulla parte verdina più chiara, perché mi toglie il tempo, ma dato che abbiamo messo tempo infinito, ce ne fottiamo. Qui ci dice dove passare. E abbiamo completato il primo piano, che era il tutorial, grazie al cazzo. Molto bene. Ma è tutto diritto, non capisco la difficoltà. Yeah. Questa era una specie di Simon. E procediamo col secondo piano. Data la difficoltà nel primo livello, non era scontato. Ok, questo è un labirinto. È un labirinto dove, prendendo le chiavi, si aprono delle porte. Ma delle porte che decide lui. Per cui io qua indietro ho preso tutto, quindi posso passare di qua, ci sono altre chiavi che mi aprono altre strade, che non è questa.
chiusa. Qui c'è una morte e una chiusura. Ok. Questo è un teletrasporto che mi porta da un'altra chiave. E io prima di andare giù vado a prendere quella chiave che, se non ho capito male, è qua sotto. Se non ho capito male, non è... No, ho capito male. Però qui c'è un'altra. Prendiamola pure. Che apre questa strada, che è una scorciatoia per tornare qua. Chiave, 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 altra chiave. Qui c'è una chiave che lampeggia. Prendiamola. Molto bene. Con cosa stai giocando? Joystick o altro? Joystick. Joystick. Teletrasporto che mi riporta qua. Che mi porta qua. E potrei voler andare qua. Ok, lì è ancora chiuso. Ci stati, ok. Quindi andiamo. È apparsa un'altra chiave. Andiamo qua sotto, vediamo un po'. Qui è chiuso, qui è chiuso. Quindi torniamo indrio. Si sente del nick, sarà il joystick. C'era il tempo nel labirinto? Oh yes! Yes che c'era. Questa è la scorciatoia che abbiamo sbloccato prima. Ah, adesso è aperto di là, molto bene. Che mi porta? Dove mi porta? Un'altra chiave. Qui ci sono 8 teletrasporti. E qui vediamo il finale con un teletrasporto. Una chiave. E proviamo qua. Grazie. Quindi proviamo qua. Allora proviamo qua. Ah, ci fa arrivare qua. Qui è chiuso. Qui è chiuso, quindi cazzabubbole. Immagino che i teschi facciano game over. Esatto. Mi sono perso. Ok, mi sono ritrovato. Tutto bene, tutto bene. Però non ho capito che cosa ha aperto quella chiave che ho preso prima. Se non ricordo male, non dovrebbero ucciderti all'inizio. Tra le varie cose, mi sembra che avessi scelto no sui teschi. Credo di aver saltato quella cosa lì. Ok, l'unico di questi teletrasporti che fa un qualcosa di diverso è questo qua in fondo, che mi riporta qua. Però qui è chiuso e qui è chiuso. Dovrei trovare un'altra chiave. Però mi sembra di aver esplorato davvero tutto qua intorno. Proviamo a tornare un po' indietro. Qua sopra io come ci arrivo?
Non di qua. Ce la faccio, eh. No? Qui sono di nuovo al punto X con il goal e i vari cosi. Una cassetta dell'edicolo, questo gioco uscì col titolo Piani Caldi. Fantastico. Qui chiuso e non c'è nient'altro. Idee. Ci sarà qualche teletrasporto stronzo che non ho preso. Puoi saltare oltre quel teletrasporto? Sì, volendo sì. Quale teletrasporto intendi che dovrei saltare? Questo qua? In effetti, la cosa più stupida da fare, non ci ho pensato. Grazie Witch, grazie dell'int. Ciao Zio Curzio, ben arrivato. Ciao anche Okusai. Ma è il Commodore 64 quello nuovo? No, è il Commodore 64 quello vecchio. E andiamo al piano 3. Oh no, altri teletrasporti. Oh no, più 5 punti. E muri invisibili? Azza. Hai mai giocato a Rescue of Fractalus? Il nome mi dice qualcosa, ma non riesco ad associarlo a nulla. Sono dei muri invisibili. Molto bene, grazie. Grazie a tutti. Proviamoli uno a uno. Che devo fare? Volessi provare questo qua. Lì c'era un muro. Qui c'è un muro. C'è un muro che mi impedisce di andare in quello là. Molto bene. Qua c'è un altro labirinto labirintoso e altri cosi. Molto bene, tutto molto bello. Comincio a perdere un po' la testa, eh. È cervellotico.
Credo che mi fermerò qui. Giochi con il joystick classico a forma di cloche. Sto giocando con il joystick dell'Atari. Perché ho quello sotto mano. E direi che mi fermo qui con Quedex. Grazie. Grazie, ci tornerò da solo a ragionarci. Diamo un'occhiata al Hunter's Moon, l'abbiamo fatto, quindi dovrebbe toccare. No, tocca a Okai. Okai che prima ci delizia con una piccola intro che serve a farci vedere la schermata di caricamento. Ciao Makuzu, ben arrivato. Il mio cervello, sentendo teletrasporti e muri invisibili, ha lasciato la sede. Sì, anche il mio ha un po' sbarellato in quel momento. L'estate dell'88 vide l'arrivo di Okai, uno sparatutto a piattaforme a scorrimento laterale, creato dal gruppo demo olandese Boys Without Brains. E direi che ci siamo. Ho scoperto di aver perso tutti i salvataggi di Undertale. No! Detta l'hai già provato? Sì, è stato il primo che abbiamo fatto questa sera. Okai si pronuncia Occhiai, in realtà. Ok, perfetto. Dicevamo. Nonostante la splendida grafica e lo sbalorditivo scorrimento a parallasse, la semplicità di gioco di Okai divise le opinioni della stampa settoriale. Come giocabilità lascia totalmente freddi, scrisse Computer e Videogame, affibbiandogli un 3 su 10. Invece Zap64 definì il gioco uno sparatutto che dà assuefazione, con una presentazione splendida del più alto calibro, e assegnò a Thalamus il primo dei molti premi Gold Medal. Grazie. Unlimited Lives, sì, Power, sì, Shoot, sì, Level Trainer. F8, F8, ok, F8. Sa che ho fatto la versione senza caricamento, quindi dopo ci vediamo il caricamento. Zapper leggermente di parte, Thalamus fondata da ex redattori. Lo dicono in molti, ma non saprei se è proprio vero. Allora, io posso mettermi già l'arma che preferisco. Allora, in questo gioco bisogna trovare quattro artefatti, quattro pezzi di puzzle, e la posizione dei pezzi ci viene detta dagli occhi delle aquile, quello che lampeggia indica dov'è il prossimo pezzo collezionabile. Che può essere uno dei pezzi di puzzle oppure un potenziamento. Prima di capire comunque che gli occhi simboleggiavano questa cosa qui, mi sono perso nei livelli una quantità di volte indescrivibile. Perché ovviamente le istruzioni non ce le avevo. Comunque in questo caso ci manca un solo pezzo di puzzle, che sono quelli indicati in alto a destra, da quei simboli che sembrano i simboli delle carte. Mannaggia al cazzo però, io e i miei salti corti.
quella. E se salto anche quando devo, magari, Ed ecco il quarto pezzo preso. Quindi posso andare all'uscita. Se non hai tutti i pezzi, ovviamente uscire non puoi. Salve, signor rinoceronte strano. Arrivederci. Questa musica, devo dire che non c'entra assolutamente un cazzo. Buona sapersi, non l'avevo mai capito, anch'io sono dovuto andarmelo a leggere. I manuali sono per i rammolliti. No, nel caso dei giochi così vecchi, i manuali erano preziosissimi. Ti spiegavano delle meccaniche che non avresti mai capito da solo. Credo fosse un triceratopo, ma non vorrei insistere. Può essere un triceratopo. Un triceratopoceronte. Va bene, se vogliamo velocizzare questo bonus, per piacere. Grazie. La mia era una battuta. Ricordo una versione Amiga inguardabile, davvero? L'amico non... L'amico, certo. L'Amiga l'ho acquisita solo molto di recente, non conosco moltissimo. Piattaforma. Allora, questo sarebbe il lanciamissili, però mi trovo molto male dato che spara molto piano. Preferisco questo. Allora, ci dice di là. E noi andiamo di là. Salve signor gorilla. Arrivederci signor gorilla. Tu non so che cazzo sei, ma fai schifo lo stesso. Oh, che bello. Sì, devo dire che forse per le cose innovative a cui ci ha abituato Talamus, questo era un po' sotto i suoi standard. Però lo trovo comunque un gioco piuttosto divertente, ben fatto, i comandi rispondono molto bene. Non credo di poter giustificare il 3 su 10 di computer e videogame. Mai avuto manuali. Beh, dai, anche le cassettine da edicola avevano un minimo di spiegazione su come giocare, che non sempre era corretta. Però più delle volte c'era. Ok, il terzo l'abbiamo preso. Il quarto sempre di qua. Pezzo è, non lo so, vicino. Non era un pezzo quello. Salve signor Corillone. Credo che per un retro gamer attuale la difficoltà più forte nel provare i giochi su Commodore 64 sia l'abituarsi a saltare con il joystick. E via. Perché con il joystick si salta premendo la manetta verso l'alto, perché il pulsante è dedito allo sparo, ovviamente. L'amico era la versione spagnola, è vero, hai ragione. Un rinoceronte con tre corna, esatto. Okaye è presente anche nel C64 Mini, perfetto, molto bene. Ah già, oggi è sabato, maledetto lavoro. Salve a tutti, salve Gabriel, salve Federpis. Ben arrivato.
Mi piace che lasci nulla musica durante il caricamento. Warping to the Moon, addirittura. Mi sono ricordato la musichetta bonus tra i livelli. Ok, già preso il primo. Devo cambiare arma. Devo cambiare arma. State calmi mentre cambio arma. Faccio fuori tutti, vi faccio. La madonna, cos'era? Sono andato addosso come niente. Ok, allora si prosegue di qua. Che bello che ci sono due piattaforme principali. Era una mano, santo il cielo. Come faccio a scendere? Di qua. Ma quella mano è scortese, è una mano scortese. Non era un pezzo. Non era un pezzo neanche questo. La famosa mano morta, esatto. Ah, vediamo se riesco a scendere di qua. Come no? Chilometri. No, infatti non posso scendere. Molto bene. Molto bene. Ma questo è uno Stego Gabriel. Con le creste un po' troppo alte, però va bene. È bello. Quanto mi fai andare indietro però? Ma non ha la barba. È uno Stego Gabriel molto molto giovane. E sono scemo. Molto bene. Non posso uscire da qua, vero? Devo andare per forza dall'altra parte? Sì. Stai calmo. Ciao, Stego! Ups. Sono placche, non... creste. Non devo guardare la chat. Hai ragione, Monica. Però anche placcami questo. Insomma. Sarà che a me questo tipo di giochi piace, però non lo trovo affatto così, così brutto. Via. Però direi che ormai l'abbiamo visto e possiamo proseguire. Con Retrograd. Vediamo se funziona. Da cartuccia così. Funziona. Molto bene. E una di queste presentazioni è veramente tanta roba. Forse il voto basso è stato dato per la ripetitività. Può essere, può essere. Musica molto bella. No, ecco, dovevo fare altro prima. Ovvero devo fare Arma Light.
Però vabbè, ormai ci siamo. Questa è un'ottima schermata di caricamento. Bellissimo, bellissima. Retrograde l'abbiamo già visto? Non credo. Allora, noi siamo questo eroe volante. E lo scopo è farmare. Uccidendo nemici ci danno queste gemme. Con queste gemme noi possiamo andare nel negozio, comprare sia armi più potenti, ma soprattutto una carica di esplosivo che rivela l'entrata del labirinto sotterraneo del pianeta, dove dobbiamo mettere una carica esplosiva e farla esplodere per andare al pianeta successivo. Ma la prima cosa è farmare. Per cui farmiamo. 550, dovremmo avere abbastanza. Possiamo anche scendere a terra e invece di sparare, tiriamo sganassoni. Però ci fanno anche parecchio male e io sto per morire. Per cui vorrei trovare il negozio. Cazzo è il negozio? Vattene via. Where is the shop? Aia, aia, aia. È questo the shop? No, non è questo the shop. Sono morto una volta, molto bene. Molto bene. Eccolo qua, the shop. Ok. La cosa molto particolare di questo gioco, oltre a tutta la storia di compra la bomba, fai esplodere, eccetera, eccetera, è che tu puoi, e qui ci si diverte, comprare il potenziamento dell'arma e metterlo che spara dove cazzo vuoi tu. Mica cazzi, voglio dire. Allora, innanzitutto potenzierei quello principale. E basta perché ho finito i soldi. Però possiamo accesso negato al Planet Buster. Perché non mi ricordo cosa devo fare prima, però. E come vedete sparo piuttosto. Aia, aia. Vediamo di farci un po' più di sordi. Così, aia. Forse costa 500 il Planet Buster, ora che mi ricordo. Lo sparo così, i nemici sono molto più fattibili, però quasi quasi lo potenzio ancora un po', quasi quasi. Perché sono tutto lampeggioso? Cosa? Vita e datemi un po' di gemme, dai, non fate i tirchi. Shoppe, Planet Buster, no, non posso. E quindi mai visto questo, di che anno è? Dovrebbe essere o dell'87 o dell'88, 89, 89, ok, mi fido.
anche la possibilità di metterlo a raggiera tutto attorno a te, mica male, esatto. Uscito in edicola nel 90 con il titolo Moon. Abbastanza appropriato, sì. E quindi mi costa 100 potenziarlo, sì, dai. E mi costa 150 un radiante. E metto uno qua. Sì. Nice. Very nice. Questo non si distrugge, va bene. Aia. Voi vi distruggete? Non pare di no. Non ho capito con quale criterio alcuni amici si distruggono e altri no. Allora, adesso che abbiamo uno sparo abbastanza potente, non è certo il massimo, però insomma ci si difende, direi di raccogliere più di 500 e vedere se ricordavo bene per il costo del Planet Buster. Maia. Magari senza morire nel frattempo, eh. Non che sia una cosa assolutamente necessaria, però sarebbe meglio non morire. 4,50, 4,60, 4,75, 505. Ok, ritroviamo. Aia, la mamma tua è simpatica. E niente, sono morto invece. Ok. No, accesso negato. Non ricordo. Scusate, Gracchio Gabriel, le mie cuffie stanno morendo. Gracchio io ogni tanto, non capisco perché, però dopo qualche secondo va a posto. Me lo segno da mettere nel C64 Mini. Ottima scelta. Meno male, perché 200 euro di cuffie non le ricompro, grazie. E allora io mi potenzio ancora un po' lo sparo, che devo fare? Facciamo un altro po' di raggiera. E facciamo anche un po' sopra. Anzi, facciamo anche dietro. E ancora un punticino davanti. Ok. 4 dovrei essere al massimo. Ok, comincio a essere importante. Proviamo a raggiungere 1000. Paua. Ma c'è più gente o sbaglio? È un'impressione? Non è che più potenziamenti compro e più sono morto un'altra volta, vero? E più c'è gente. Sarebbe interessante. .320 Super Shot sarebbe Super Shot, credo.
Sento rumori strani fuori dalla mia porta, spero che voi non li sentiate. Spero tanto. Perché altrimenti mi tocca uccidere qualcuno. Ok, 700, stiamo farmando piuttosto velocemente. Siamo quasi ai 1000, io spero che almeno a 1000 si sblocchi il Planet Buster, altrimenti chiedo. Ok, Planet Buster, accesso negato. Ok, se ci sei Luke, puoi vedere come si sblocca il Planet Buster. Qui posso aumentare la potenza del mio pugnazzo. Per ora mi tengo le armi che ho, non si sa mai. Power. Continuiamo a farmare. Facendo una carneficina per ottenere soldi. Spero che sia tutto ok. Adesso ci riprovo i 1500. Accesso negato, ok. Anche devo fare qualcos'altro. Non mi ricordavo ci fossero altre condizioni per accedere al Planet Buster. Molto ho l'impressione che per la tipologia di fuoco Isaac abbia molta ispirazione da qui. Non credo, Isaac ha preso ispirazione da tutti quelli che sono i vari Bullet Hell. Cos'era? Cos'era quella cosa che ho raccolto? Sono esplosioni varie a terra. Mi ricordi il nome del gioco? Retrograde. C'è ancora il negozio, vediamo un po'. Prende e basta. Oh, ah, ecco, quindi costava 500. Ok, mi ricordavo bene che costava 500. Planet Buster Primed, ok, quindi l'ho preso, quindi posso anche potenziarmi un po' di roba. Super Shot, chissà gli altri come
come le sblocco. Potenziamo anche in questo modo. Ma sì. Ok. Quindi ecco, ok, ci siamo, e qui non posso sparare, devo solo procedere a pugnazzi. Il gameplay cambia totalmente, ovviamente. Il problema è che mi sa che ci lascio le penne. Devo stare molto accorto perché ho zero vite. Arrivederci. Quindi cosa? Dai, ok. Dovrei aver piazzato la bomba e sono morto io. Game over. Avrei voluto farvi vedere il prossimo livello, però è andata male. È andata male. Ma ora tocca a uno dei giochi più acclamati di Thalamus, ovvero Armalite. Armalite, uno shoot'em up a scorrimento laterale creato dallo sviluppatore dalle prime armi Cyberdyne Systems. Anche se presentato come il seguito di Delta, per vendere di più, alla fine la grafica stupefacente e il gameplay sofisticato fecero spiccare Armalite sopra ogni sparatutto per Commodore 64. Al momento è semplicemente il culmine dei giochi per Commodore, scrisse Computer Video Game, dandogli un 9 su 10. ZAP 64 assegnò ad Armalite una Gold Medal, aggiungendo: Se perdete Armalite, perdete uno dei migliori sparatutto per Commodore 64 di tutti i tempi. E sì, Armalite è molto 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 acclamato. Io intanto bevo. Intanto che voi aspettate il caricamento. Oh, ecco. È molto probabile che se bazzicate un po' i canali di Retro Game, Armalite l'abbiate visto in qualche salsa. Ci siamo. In Armalite c'erano gli effetti sonori di Martin Walker, quello di Hunter's Moon. Yeah. Grazie, remember,
E sì, anche in questo caso metto tutti i trucchi del mondo. Prima vediamo la loading picture. Tanta roba questa pixel art. Giochi Thalamus li vedo tutti molto affannati, non puoi rilassarti mai. Beh, non proprio, c'era quello Kedex che era anche abbastanza tranquillo, se vogliamo. Fast loader enable, assolutamente. Trainer, yes. Unlimited lives, unlimited shields, weapons on any time, all time best equipped, yes, big ship can be destroyed with one shot, no, questo no, starting level 1, level skip, yes, abbiamo un felice countdown per il caricamento. Molto carino come cosa. Quedex era un tranquillo finché non si è arrivati a teletrasporti o muro invisibile, è vero? È verissimo. Eccoci qua. Ok, questi sono i potenziamenti. Più gli spari e più diventano diversi. Molto fluido, nemici diversificati. Molto stretti i passaggi. Cominciando già con l'arma super potenziata. Non si nota la difficoltà, ma uccidere i nemici non era così semplice, almeno all'inizio. Anche questo c'è nel C64 Mini e vorrei ben vedere. Laserone, vai di laserone. Che arrivano da dietro e saltano. Questo è proprio bellino, sì, è assolutamente fatto benissimo. C'è a chi non piace, eh? Ovviamente sono gusti. Dico anche oltre a chi a quelli che non apprezzano gli shooter, che va bene, ci sta. Ma controlli entrambe le navi? No, quello dietro è un option che si muove seguendomi. Per esempio Andrea Babic, parlando di Arma Light, ne è un, non dico detrattore, però non lo apprezza tantissimo. Forse la Salamander, mi confondo. No, mi sembra fosse Arma Light. Quante volte saresti morto? Tutte le volte sarei morto. Salve! Io! Quante
quanti colpi ci vogliono. Ok. Anche ste cose dei... Sì. Degli ostacoli ambientali è follia. Cioè non solo ostacoli ambientali statici, ma pure se moventi. Salve! Come sta? Tutto bene? La famiglia? La mamma, la zia, la sorella, tutto bene? Arrivederci. È vero, sono invincibile. È vero, ho la nave potenziata al massimo. Ma comunque ti trasmette quell'idea di pericolo. È un gioco notevole. Anche i colori usati sugli sprite mi piacciono moltissimo. Riescono a fare delle sfumature usando solo due colori, che è fantastico. Mio pollice si sta stancando. Cambio dito. Anche gli sfondi li trovo... Non gli sfondi, gli ambienti li trovo molto, molto particolari. Non è sempre la stessa solfa, a parte anche il cambio di colore così. Proprio l'idea di essere dentro in un complesso, in una struttura più complessa, molto grande, molto maestosa e in qualche modo viva. Sì, c'è stata una grossa evoluzione. D'altra parte in quegli anni si stava cominciando a sfruttare per bene la potenza, la capacità del Commodore. Forse un po' troppo monocromatico come stile. Penso a un gioco come Io, sì, quello è vero. L'ideale sarebbe un gioco con quella grafica e con questa giocabilità. Può essere, sì. Beh, anche solo Sanction. Mi piaceva molto come gestiva i colori. È un gioco molto, molto più vecchio. Vediamo di raggiungere il posse, così possiamo proseguire. Ci tengo a farvi vedere almeno un paio di giochi degli anni 90.
esserci. Salve, signor Ross. Tutto bene? I boss a sezioni sono sempre bellissimi. Buonanotte, Super Babu. Grazie per essere passata. Ok, direi di fermarci a questo caricamento. Passare avanti, abbiamo Snare dell'89. La successiva uscita di Tanamus per il Commodore 64, Snare, un rompicapo arcade diabolicamente ingegnoso, uscito alla fine dell'89. In questa audace impresa, atta a recuperare i preziosi averi di un miliardario morto, conservati al centro di un labirinto a 20 livelli, i giocatori devono padroneggiare le disorientanti svolte a 90 gradi del gioco per poter esplorare i livelli in modo sicuro. La rivista Ace ricoprì Snare di lodi, definendolo un gioco divertente che dà forte dipendenza. The Game Machine arrivò a definire il programmatore Rob Stevens un crudele e perverso figlio di bitmapper. Ora, quello che avete sentito qui è quello che dice questo bellissimo libro. Quello che pare a me è che Snare è un gioco incredibilmente confusionario. Ma giudicherete voi tra pochi secondi. Grazie, nostalgia. Vada, vada, prego. Resistor, life cheat, wall cheat. No, no, niente cheat per questo. Perché voglio che capiate cosa vuol dire. Cosa vuol dire questo. Questo gioco. Nostalgia con il preludio di Final Fantasy, esatto. Ok, partiamo. E partiamo. Ok, io girando destra e sinistra, facendo destra e sinistra col joystick, muovo di 90 gradi. E ditemi voi se non è confusionario, non crea una confusione incredibile, una cosa del genere. Ok, io posso andare di là. Seguo le frecce, seguo le frecce. E mi dice di arrivare qua. E sono tornato indietro. No. Ok. È la prima volta che raggiungo la fine di sto livello. La prima volta. Molto bene. Gira la visuale, esatto. Ok, non lo dovevo raccogliere. Per quanto mi riguarda questo gioco, non
non è cosa. È l'unico gioco di Thalamus che veramente dico non mi piace. Cioè capisco che sia... Ma si è girato da solo? Ok. Non girarti da solo. Anche in questo caso si gira da solo, non capisco perché. Anche il salto è... E di nuovo non è andato come doveva. Non avevano il mod 7 dello SNES, è vero, è vero. Sto facendo un'altra partita perché non voglio dedicare così poco tempo al gioco. Perché mi sembra di aver... giocato meno di quanto ho caricato il gioco ed è un po' uno spreco se vogliamo, per cui boh, vediamo se riusciamo ad andare un pochettino più avanti qua. Ok, bene, sono arrivato all'area 3. Da solo, gira solo. Qui ha accelerato da solo. Molto bene. Va bene, passiamo oltre. Passiamo oltre. Nel 90, in realtà dovrei andare prima con Hitseeker. Però facciamo prima Creatures. Questo non è la schermata di caricamento originale. Non lo è. L'ha aggiunto nostalgia questa cosa. Ma tutti questi giochi li hai giocati ai tempi o recuperati anni dopo? La maggior parte recuperati anni dopo, anche se a vederlo... No, niente cheat, dai. Sto giro, niente cheat. Anche se a vederli, questo invece è originale. Ricordo di averli trovati su cassettine pirata e cose varie. Questo è difficile, l'ho provato oggi, sì, è difficilino. Sì, grazie. Clyde Ratcliffe exterminates all the unfriendly, repulsive, earth-ridden slime. Ovvero creatures. Che bella musichetta. E questo è il nostro protagonista che se la balla. Andiamo. Allora, il nostro spara verso il basso queste specie di fiammelle, tenendo premuto fa una fiammata più imponente. Non ricordo assolutamente cosa bisogna fare. Cioè, dovrei raccogliere quelle creaturine
che si vedono in basso a destra, immagino. Cioè una di queste. Molto bene. E questo mi ha ucciso. Per fortuna il conteggio delle creature raccolte rimane. Aia. Come vedete non è per nulla banale come gioco. Là sopra mi sa che l'ho perso ormai. Quanto è bello, quanto è bello. Che si spinge col ventilatore, bellissimo. No. C'era un checkpoint, molto bene. Ok. Ovviamente di là non ci posso più tornare. Quando sto caricando la fiamma non posso camminare. Questo è pericoloso. Per forza farti fuori così? Sapevo che finiva così. Beh, almeno sono da qua. Questo come avrei dovuto prevederlo? Troppo tardi. Che ho infamato quello in basso, eh sì. Così, ok. No. Ho provato a saltarlo, ma... E niente, qui sono morto. Prima di chiudere... Questo era Creatures. Bellissimo. Prima di chiudere vorrei farti rivedere Creatures 2.
che è il gioco di Thalamus che per primo ho provato da piccolo. Anche in questo caso questo non è la vera schermata di caricamento. Creatures 2, se vogliamo, è persino più difficile del primo Creatures. Limited Lives. Sì, Damage sì, Invincibility sì, tutte le armi sì, no, sì. In pratica il protagonista è lo stesso, la modalità di gioco è leggermente differente però. Non è più un classico platform dove vai avanti, uccidi i nemici e basta, ma in realtà Torture Trouble. In realtà, dicevo, eccolo qui che balla. Dicevo, in realtà ogni livello è una stanza dove c'è una camera delle torture e una creatura che sta cercando di uccidere uno dei nostri figli. Noi dobbiamo disabilitare la trappola prima che i nostri figli tirano le cuoia. E questa musica è bellissima. Ok, in pratica là sotto c'è il tizio che pedalando fa avvicinare il nastro trasportatore e con la pressa distrugge le pietre. Dopo 3 o 4 pietre, mi sembra, arriva uno dei nostri figli. Allora noi abbiamo il solito sparo, solo che ho abilitato tutte le armi e ora ho anche questo sparo. Per fortuna che sono invincibile, io cosa dovrei fare? Dovrei arrivare qui, uccidere sto tizio. Andare qua sotto, spingere la bomba in quel punto, tornare da questa parte, uccidere sti tizi dalla distanza perché altrimenti non si riescono a schivare i proiettili. Io invece mi avvicino e faccio sta cosa, infiammare la bomba. Che ci permette di scendere e con questo sparo tirare quella leva là in fondo finché non si ferma. E in quel frangente bisogna saltare la bicicletta, altrimenti ci investe. Per capire tutto questo, io ci ho messo una settimana da piccolo. Ops. Quello era il livello bonus. Questo è il livello bonus, in realtà. Questo gioco è stato sviluppato in Emilia-Romagna, come si sente dalla musica. Ok,
Se non salvo sti tizi abbastanza in fretta, il tizio ne butta un altro giù lo stesso e io devo fare avanti e indietro per cercare di salvarli tutti. Perché ovviamente se non li salvi tutti subito, muori e devi rifare il livello. Mentre se li fai rimbalzare troppo in alto, quell'uccello lì li prende. Andata. Questo era facile. Tortura 2. E qui non ricordo assolutamente, proprio zero, di cosa io debba fare. Ma proprio zero, eh. C'è sto tizio che mi spara le palle di neve, e ok. Allora, quello butta le palle di neve per... Mi sa che ho sbagliato. Vediamo. Sì. Allora, se non ricordo male, devo far finire questa roccia in testa al gufo. No, ricordo male. Allora ci devo finire io in testa al gufo. Non ricordo assolutamente. Yes. Allora, devo salire in groppa al gufo e... Ah, smanacciare destra e sinistra in modo che rimanga su, ok. E dopodiché farò passare il masso, certo. Ok, ora mi ricordo più o meno. Più o meno. Vai, no. Ho per errore cambiato lo sparo. Chiaramente. Non dovevo utilizzare questo. Bensì questo. Ok. Riproviamo. Stavolta è la volta buona, eh. Così. E invece ho sbagliato. Non è sempre domenica. Non so che c'entri però. Vada. Ok, gli serve una spinterella in più. Tipo così. Perfetto. Gruesome, però è andata. Pensa che a volte lunedì, sì, che cazzo, sì. Un nuovo interludio che è essenzialmente come quello di prima. Ma con tempi un pochettino più ristretti. È
Insomma, sto gioco lo trovo davvero molto carino. E ci sono particolarmente affezionato. No, maledetto. L'arcio della manovra. Ah, ovviamente il primo rimbalzo sono io che lo direziono a sinistra, in questo modo. The Blubber Family. Vediamo se mi ricordo. Devo tirare il calcio a sto tizio. A sti tizi piccoli. E selezionare da quale bocca far uscire lo slime per colpirli. Così. Mi sembra di non essere mai riuscito a batterlo come boss. Preso un'altra volta. Prendi questo. Andato. Oh yes. Hai ucciso il mio fratellino. Quindi io uccido te, giustamente, credo. Dover fare attenzione a tutto insieme è un po' complicatino, però ovviamente ho l'invincibilità, cioè. Ok, è andato. I miei figli sono morti per colpa tua, preparati a morire. Ok. E qui selezionare dove colpire è più facile perché è grosso e posso colpirlo solo in testa. Sì, se riesco anche a dargli calci a sti cosi. Ci siamo quasi. Andato sul serio.
Pensate da piccolo la fatica di battere la prima fase di sto boss e vedere che ce n'è una seconda, morire, arrivarci con gran fatica di nuovo, battere la seconda volta e vedere sto coso enorme e non batterlo mai. Qui non ho idea di cosa fare. Devo salvare i Fuzzles. Che cazzo sono i Fuzzles? Cosa cazzo devo fare? Lo stiamo platinando. Barando come degli infami, sì. Ah, ok. Devo trasportarli. Devo dargli il tempismo per la trasferta, ok. E mi saluta pure, grazie. Ovviamente non dovrei farmi toccare da queste creature marine, eh? Ovviamente. E non dovrei nemmeno far toccare a loro le creature volanti. Ciao Ci, ben arrivato. No, infatti mica ci toccano, se ci toccassimo moriranno. Infatti. Bravo. Grazie al raid degli unicorgi. Io però sto per staccare. Comunque grazie a tutti, ciao Squeezy Cheddar, ciao Gemo, ciao Xzap, ciao Soppressa, che buona, ciao Torfake, ciao Ran, ciao Mel, ciao Artyom. E abbiamo finito la prima isola. Che interessante. Ok, posso spostare la rana in acqua. Cosa che non dovrei fare a quanto pare. Quindi dovrei fare qualcosa a sto tizio. Non capisco. Allora, la prima cosa da fare è uccidere questo. Perché altrimenti fa cadere il mio figlio lì dentro. Ma come faccio? Io annego. Non puoi tipo muovere la zattera. Come? Se devo far cadere questo.
omino in barca giù, sì. Devo sicuramente in qualche modo farlo spostare, però non capisco come. Vabbè, la barca sembra seguirti. Giusto. Non credo di dover fare solo questo. Ok, la rana mi ha portato sopra una pietra. Devo fare qualcosa con questa pietra. Non entrare nell'acqua. Va bene. Sono già le 23:25, avrei dovuto staccare una mezz'oretta fa. Io vi ringrazio per essere passati e vi saluto, vi auguro un buon weekend, ci vediamo la prossima volta. Spero che abbiate apprezzato questa carrellata dei giochi Talamus, anche se non li abbiamo visti tutti, abbiamo visto i più importanti. Buonanotte a tutti.